riusciremo a fare di più, più che altro saranno le donne che riusciranno a fare di più, perché con questa nuova struttura 3 posti in più sono importantissimi sui 7 che abbiamo di prima ospitalità già per le donne, vorrà dire che molte più donne avranno la possibilità di liberarsi dalla violenza, quindi questo insomma è una risposta che la città riesce a dare alla comunità e alle donne tutte, oltre all'associazione che certamente con il suo lavoro riuscirà a dare. Molto importante, vorrei mettere l'accento che dopo tanti anni ancora una donna risponde a questa esigenza e vorrei mettere insieme questo dato perché mi sembra molto importante da un lato, dall'altro direi che bisogna uscire dalla questione della violenza come questione femminile e vorrei che insomma fosse un po' più aperta alla problematica maschile, che di tutta la comunità che si tutta si dovrebbe occupare di questo, perché è un problema, vedete, di emergenza naturale. Importante, l'ultima settimana tra donne, una donna con l'acido, eccetera, insomma, e Reggio non è esente da queste problematiche, specialmente sull'accoglienza, abbiamo un dato esponenziale sulle donne della provincia che si rivolgono a noi. Purtroppo ultimamente c'era un calo di donne per l'ospitalità che è probabilmente legato dai costi che i comuni non riescono più a sopportare, quindi a sopportare e a supportare, diciamo le due parole, e quindi questo è un problema molto molto grave perché i tagli che si danno sul welfare in generale ricadono ancora una volta pesantemente sulle donne e nello specifico sulla violenza.